Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Dissidia Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese, perché oggi siamo tornati con Seymour. Seymour che riceve il suo Intertwined Will, riceve la sua arma LD e banner ovviamente dedicato. Non è il solo ad essere protagonista di questo evento, in quanto anche Ishtola prende il suo livello 90 e quindi vedremo oggi con vedremo ovviamente più nel dettaglio oggi che cosa sarà cambiato. Ovviamente vi ricordo l'appuntamento di questa sera live su Twitch, dove completeremo l'Intertwined Wills tutti quanti insieme, parleremo delle novità del gioco, parleremo di quello che è successo e che succederà ovviamente nella versione global, nella versione giapponese e qualora lo riuscissimo ad ottenere, vedremo anche il nuovo Seymour in azione. Un Seymour in azione che è stato migliorato moltissimo rispetto a come era stato progettato inizialmente come personaggio, per cui sono molto curioso effettivamente di volerlo provare in realtà. Infatti vorrei tentare qualche ticket e non so se effettivamente andrò anche di gemme, perché mi piace parecchio come è stato modificato Seymour, ma ne parleremo meglio stasera e magari stasera stessa, se non dovessimo trovarlo ovviamente qui, potremo in un qualche modo anche pullare volendo per la LD di Seymour. Detto ciò, Free Ticket che ci regala sempre le solite emozioni del dei bronzini che vengono automaticamente eliminati. Abbiamo 121 ticket, stiamo veramente spendendo tutto. Diciamo che gli scorsi banner non mi sono andati benissimo, in quanto Leo comunque mi ha tolto diversi ticket, mi ha fatto spendere diversi ticket. Gli altri banner fortunatamente non mi danno nulla di che, vabbè, poi Stola che comunque qua era insieme a Setzer. E tra l'altro l'LD di Ishtola può essere trovata anche qui, quindi doppio banner con Ishtola messa in mezzo. E Leo, sì, Leo mi ha praticamente tagliato le gambe con i ticket, per cui ho pochi ticket, non tantissimi da poter spendere. Vorrei fermarmi comunque sempre con una cinquantina di ticket volendo da parte, ma giusto per tentare qualche banner. 35 di Ishtola, anche se in realtà non ci sono altri personaggi che voglio pullare fondamentalmente. Non ho diciamo delle preferenze in questo mese, anche perché i personaggi che poi verranno reworkati io già li possiedo la maggior parte. Ce ne sono giusto un paio che suscitano la mia curiosità, ma tolto ciò non credo di voler effettivamente pullare per qualcosa di più rispetto a quello che già possiedo. Sono abbastanza coperto per quanto riguarda le LD, per cui non credo appunto di voler andare troppo deep nei vari banner in questi giorni. Seymour invece mi ha particolarmente colpito. Hanno modificato diverse cose grazie al rework che ha preso, ma ovviamente non vado a specificare di più perché mi toglierei praticamente contenuto per questa sera su Twitch. Tra l'altro ieri sera non sono neanche andato in live perché mi sono letteralmente addormentato. Ho accumulato in questi giorni un po' di stanchezza, un po' di, diciamo, non dico neanche stress perché non lo considero stress, però ho comunque accumulato un po' di stanchezza, ho accumulato diversi giorni di fatica e di conseguenza ieri sono letteralmente crollato dopo cena e non sono andato in live proprio perché non ero disponibile. Non ho avvisato, non ho fatto nessun post, niente, perché proprio non c'è stato modo di potermi collegare, dato che appunto ho preso sonno subito. Ancora 35 di Ishtola, basta per favore, please. E quindi niente, è successo questo. Siamo scesi sotto le tre cifre, brutto quando si scende sotto le tre cifre, da un po' che effettivamente non scendevo sotto le tre cifre, anche perché non ho avuto motivo
di scendere sotto le tre cifre, però alla fine siamo durati abbastanza con i ticket che abbiamo farmato durante tutto il periodo della Divine. Ci siamo giostrati praticamente fino alla prossima Summon, che tecnicamente sarà fine mese, quindi diciamo che abbiamo rispettato bene o male i tempi. Neanche un orbo dorato, brutto questo banner, abbastanza chiuso, oserei dire. E quindi poi avremo la possibilità stasera comunque di poter guardare meglio Seymour, poter guardare meglio anche Stola. Sono curioso effettivamente anche di provare Stola, dato che non l'ho praticamente provata ancora. 35 di Seymour, mi sono un attimo spaventato pensando potesse essere l'LD, anche perché l'LD di Leo l'ho trovata appunto da Orba Azzurra, cioè proprio così, totalmente a caso, e mi era uscito appunto la LD di Leo. Allora, io direi che possiamo arrivare tecnicamente, siamo a 80. Oddio, io mi fermerei a 50 ticket, anche perché essendo partito da 121 avevo un numero diciamo un po' più elevato di ticket che avrei speso, perché comunque sarei sceso ai 100 per Leo e poi avrei speso altri 50 per Seymour. Poi Leo mi è uscito un po' prima, quindi sono sempre ticket in più. Allora, andiamo a 70 e gli ultimi 20 ticket ce li tiriamo a 10 a 10. Proviamo un'altra 35 di Seymour, che mi fa spaventare ogni volta, dato che sono queste aste. Che praticamente Seymour ha queste aste con sta forma, anche la LD ha una forma abbastanza simile. Niente, neanche proprio una orb, neanche un orb dorata, giusto per farmi illudere di una ex doppiona. Beh, ho preso diverse 15 e 35, quindi sono Power Stone gratis, e questo in realtà mi fa abbastanza piacere. Allora, usciamo dal banner, giriamo, andiamo giù di 10 ticket, no? Metodo al solito. Vedi? Già, metodo, il metodo giappino, che forse, vediamo se ancora una volta vi do la dimostrazione che il mio metodo funzioni. Non ho contato a quanto siamo, però già argentato va bene. Almeno due dorate sarebbe figo. Ed eccola qui. Ragazzi, il metodo giappino funziona. L'avrei potuto fare prima, a questo punto, per ottenerla praticamente subito, ma vi ho dato praticamente la testimonianza che il metodo giappino c'è. E finalmente abbiamo la LD di Seymour. Sono contento perché questi ticket che adesso farmerò all'interno dell'Interwined mi serviranno per chiudere il mese. Andrò praticamente a zero ticket a fine mese per poi recuperarli e ricaricarli con la Summon. Quindi diciamo che il mio plan pool è rispettato, mettiamola così. Comunque, detto ciò, non mi resta che maxare Seymour, non mi resta che fare ovviamente tutto ciò che compete la realizzazione di Seymour per poterlo provare poi stasera. Quindi ragazzi, vi aspetto questa sera ore 21 su Twitch, Interwined Will di Seymour con rework di Seymour e Stola, livello 90 di Seymour e Stola, e ovviamente conclusione con Lufenia Plus. Vi aspetto stasera e bye bye.